Siamo con l'albese Matteo Greco che corre nel campionato Gran Turismo Sprint italiano e con la Honda del team Nova Race, e gli chiediamo un po' di raccontarci com'è questo bolide e il campionato in cui corre. E dunque, come hai detto tu, corro nell'italiano Gran Turismo, quindi che è il massimo che c'è in Italia per le corse, appunto Gran Turismo, con questo tipo di vetture. È un campionato multimarca, quindi corro contro tutte le supercar che ci sono, diciamo, in circolazione. L'anno scorso correvo con Ferrari, quest'anno con la Honda, e i competitor sono i più disperati, la BMW, la Mercedes, l'Audi, la Porsche, quindi davvero la griglia è ampia. Quest'anno con la Honda, questa è la base, è l'NSX, che è la stradale ovviamente. Per regolamento ci devono essere delle vetture di produzione su cui derivare questa corsa. Diciamo che il stradale prende poi solo le caratteristiche del motore, che è un 3005 e nulla di più. Dentro è totalmente svuotata, una vera auto da corsa. Lei è tutta in carbonio, questo è il volante, quindi tantissime regolazioni, dal traction control all'ABS, alle mappe del motore, poi diciamo dal drink alla radio, tutto quello che mi serve per guidare, per regolare, fare le regolazioni durante la gara. E niente, il campionato è, come dicevi tu, il campionato Gran Turismo, lo sprint, quindi sono gare da un'ora, corriamo in due piloti, io e il mio compagno Francesco Guerra, ovviamente corriamo uno per volta, c'è la finestra del cambio pilota a metà. Più o meno l'incipit è quello delle gare di durata, dalle 24 ore di Le Mans, ecco, quello è. E il format è simile, solo che la gara dura meno. Con queste macchine si possono anche fare le 24 ore, la più iconica è quella di Spa, che spero il giorno di poter fare, che è a metà agosto. Quindi questa, diciamo, è la macchina sponsorizzata dai preziosi partner albesi, che da sempre mi danno una mano. Che ci siamo cari per ingressare davvero, perché chiaramente senza di loro sarebbe difficile partecipare a queste gare. Cosa ci puoi raccontare invece di questa prima parte di campionato? Va bene, abbiamo fatto le prime quattro gare, diciamo che tolto una piccola parentesi negativa a Monza in gara 2, dove purtroppo abbiamo avuto un piccolo incidente che ci ha fatto fare 0 punti, quindi ci ha fatto perdere qualcosetta. Siamo andati bene a Misano, siamo andati forte. E diciamo che in gara 1 siamo stati vicinissimi a vincerla, e quindi poi una sfortunata coincidenza nel finale di gara ci ha fatto finire terzi, però sicuramente abbiamo il passo per poter lottare nelle posizioni di vertice. Questo quindi è la soddisfazione più grande, visti anche i competitor, uno su tutti Timo Glock, con cui ho battagliato a Misano, quindi il curriculum dei competitor è importante e noi riusciamo a dire la nostra. La macchina è molto competitiva e quindi siamo, diciamo, molto fiduciosi per il proseguo della stagione, speriamo di averci qualche soddisfazione.